Amici e amiche di Rivi Casagiove, buonasera e siamo qui nella sede del Partito Democratico di Casagiove con l'onorevole Lucia Esposito. Onorevole, questa sera c'è stata l'inaugurazione del PD, bellissima realtà politica, però io le faccio un'altra domanda. Sulle tre reti televisive nazionali sta andando in onda la maratona benefica di Telethon e si sta parlando della ricerca. Ora, quello che le voglio dire, cosa deve fare il governo per capire che la ricerca è la base dell'economia? Noi dobbiamo fare uno sforzo per attuare quello che questo governo, permettetemi di sottolineare, sta già dicendo. Noi dobbiamo aumentare i finanziamenti e gli investimenti nel settore della formazione, dell'istruzione e della ricerca, perché rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo. E poi dobbiamo sviluppare questi settori e consentire ai ragazzi che si preparano, che studiano, ai cervelli, ai talenti italiani, che sono tanti e che troppe volte se ne vanno, di restare qui. E da questo punto di vista noi abbiamo delle straordinarie eccellenze in Italia, abbiamo ricercatori e menti che prestiamo a tutto il mondo. Dobbiamo fare in modo che ci siano qui le occasioni perché anche i giovani ricercatori, i cervelli italiani, possano addirittura rientrare e possano sviluppare qui le loro ricerche. Quante ricerche ci sono in giro per il mondo a cui hanno contribuito giovani, giovanissimi ricercatori italiani? Noi vogliamo con orgoglio che tornino qui, non semplicemente per campanilismo o per appartenenza, perché sappiamo che un pezzo dello sviluppo di un paese si fonda sulle menti, sulla ricerca, sull'innovazione. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti, perché su altri tipi di mercati noi non riusciamo a competere. Senta, onorevole, tante manifestazioni contro il Job Act, ma perché tutti sono contro il Job Act? C'è un problema generale in Italia che è quello della mancanza di lavoro e c'è la preoccupazione dell'arretramento della tutela dei diritti dei lavoratori. I diritti dei lavoratori sono stati conquistati con battaglie enormi che si sono condotte per decenni. Il governo Renzi sta tentando di dare un messaggio però concreto, vero, che è più o meno il seguente, per semplificare: noi non dobbiamo avere paura di cambiare anche le regole fondamentali che abbiamo, perché abbiamo un obiettivo che è quello di dare tutele a tutti i lavoratori e non soltanto ad una parte. E un altro messaggio, quello che intende dare, che soltanto se tutti i lavoratori sono posti sullo stesso piano c'è la possibilità di, come dire, anche allargare le occasioni di lavoro per tutti quanti. Questo è il tentativo che sta facendo il governo, questo è quello che in grosse linee è contenuto nel Jobs Act. Però io vorrei fare una, come dire, vorrei dire la mia su questo. Io ritengo che proprio quelle straordinarie battaglie che sono state fatte nel corso dei decenni non vadano buttate al vento. C'è bisogno di mantenere le tutele dei lavoratori e di aggiungere tutele a quelle che non ce le hanno, sapendo naturalmente che la priorità è un mercato del lavoro che dia spazio a tutti e che oggi non c'è. La politica sta facendo su se stessa una grande riflessione. I partiti sono giustamente, per i loro problemi interni, stati messi in discussione. Io credo che anche il sindacato debba fare su se stesso questa riflessione, perché probabilmente così com'è in questo momento storico non regge. E allora proviamo ad abbassare i muri e gli steccati e a tornare ad uno stesso tavolo nell'interesse generale, provando a dire ciascuna parte che cos'è che non va anche dentro la propria organizzazione e provando a dare risposte che sono quelle esterne. Ecco, belle parole. Onorevole, lei ha parlato di tavolo tecnico, ma anche una riforma universitaria può essere utile per dare una svolta. Guardate, l'università è stata toccata dalla recente riforma Gelmini, francamente io non credo che abbia fatto gran bene all'università. Noi abbiamo bisogno di una università che sia l'università del merito, vero? Abbiamo bisogno di scrostare, di togliere dall'università i residui di antiche baronie che credo abbiano fatto davvero male all'università, al mondo scientifico e alla ricerca. L'università in Italia ha tanti punti di eccellenza e anche le nostre università rappresentano una straordinaria risorsa, però anche l'università
come il partito, come il sindacato, ha bisogno di fare una riflessione su se stessa. Adesso siamo, come dire, nella fase attuativa della riforma Gelmini. Io credo che ne vedremo ancora delle altre, che anche il mondo universitario non si fermerà qui. Ringraziamo l'onorevole Lucia Esposito, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. E un saluto carissimo, e sottolineando quanto questa realtà sia davvero bella, quanto sia utile per una città avere uno strumento di comunicazione dedicato come il vostro, quindi buon lavoro. Grazie per i complimenti, onorevole. Per Vivi Casaggiove e tu. Amici e amiche di Vivi Casaggiove, buonasera. Siamo all'interno del Partito Democratico di Casaggiove con il segretario dei Giovani Democratici, Roberto Di Giacomo. Roberto, bellissima serata. Cosa ti aspetti per il 2015? Allora, buongiorno a tutti. Mi aspetto un Partito Democratico che si riappropri del territorio e di quella forza che ha sempre caratterizzato un centrosinistra valido, un centrosinistra che vuole essere presente. Per riappropriarci di questa forza sul territorio abbiamo intenzione di creare una serie di attività programmatiche insieme, in collaborazione sempre attiva con il Partito Democratico, che si riavvicinino alla popolazione. Vogliamo parlare di viabilità, cosa che a Casaggiove non si fa da anni, vogliamo parlare di cultura, cosa che Casaggiove sembra sempre strano parlare, sembra quasi che si sta cercando di portare la grande novità, quando noi vorremmo una biblioteca comunale fruibile per tutti, quando noi vorremmo delle attività che non siano solo di pochi, non siano elitarie. Quindi mi aspetto questo, mi aspetto un Partito Democratico e una giovane del Partito Democratico che lavorino assieme alla popolazione. Farebbe, il mio sogno è quello di una popolazione che sia partecipe, che ci riveda e ci prenda nuovamente come quel punto di riferimento politico, e che la politica non si diventi più una brutta parola, quasi una parolaccia all'interno delle piazze della nostra provincia, ma che diventi una bella parola, qualcosa da dire con piacere, con sentimento. Senti Roberto, un'altra domanda. Cosa devono fare i giovani per capire il reale significato della politica? Avvicinarsi alle istituzioni come? Allora, credo che una delle cose più importanti, e fortunatamente nel nostro secolo è abbastanza e diventa più semplice, è l'informazione. Ovvero bisogna iniziare a farsi delle proprie idee su tutti gli avvenimenti, su tutte le questioni più o meno importanti, locali e nazionali. E solo così, quando dentro di noi scatta quella molla, io farei diversamente, io lavorerei così, oppure io lavorerei come quella persona, allora si inizia a fare politica. E quella per me è la politica. I giovani così si possono avvicinare, lasciando i politici sono tutti uguali, la politica fa sempre schifo. Quando quel meccanismo finisce e nasce l'interesse, allora il giovane sta già facendo politica. Senti, l'onorevole Esposito ha detto delle belle parole e ha esaltato l'importanza della ricerca. Per il PD la ricerca quanto è importante, soprattutto per i giovani democratici? Allora, la ricerca in tutti i campi è fondamentale, perché purtroppo in molte città, soprattutto nella provincia di Caserta, siamo rimasti indietro. Abbiamo perso il treno dell'innovazione, abbiamo perso il treno della ricerca. Dobbiamo cercare in tutti i modi di riappropriarci di questa forza e di riportare Caserta, Casaggiove all'epoca attuale, e smettere di pensare come i vecchi paeselli in cui la politica è nelle stanze, in cui l'azienda è soltanto l'azienda dei capannoni, in cui lo spazio di aggregazione è solo stanzone vuoto. Noi siamo un po' stanchi di questa mentalità, noi come Partito Democratico e noi come Giovani Democratici. Crediamo che bisogna riavvicinarsi a quel processo conoscitivo pulito, non la ricerca dei fondi per poi abbassare la qualità dei materiali e rubare tutti i fondi. No, quelle gare europee che sono possibilità, quelle possibilità che vengono date al comune per riappropriarsi di un processo conoscitivo che deve essere normale, naturale. No, per noi è una cosa strana, ma per gli altri è una normalità. Ringraziamo Roberto Di Giacomo. Segretario, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Buonasera a tutti i lettori e continuate a seguire questi giovani sempre impegnati sul territorio. Ringraziamo Roberto Di Giacomo. Per Vivi Casaggiove e tu. Amici e amiche di Vivi Casaggiove, buonasera. Siamo all'interno del Partito Democratico con il segretario Anastasio Piroddi. Segretario, una prima domanda. Bella serata questa sera. Cosa si aspetta per il 2015? Per il 2015 mi aspetto qualcosa di fantascientifico per la crisi che stiamo vivendo. Io sono molto ottimista perché la serata che abbiamo appena concluso stasera ci siamo circondati di persone che vogliono lavorare, vogliono far sì che tutto il passato, tutti gli sbagli, tutti gli errori che sono stati fatti nel 2015 verranno resettati in una prospettiva migliore per tutti, per lavoro e per la gente che ha bisogno
di una carica nuova. Senta, segretario, un'altra domanda. Gli obiettivi del PD? Gli obiettivi del PD nazionali, ce li dice il nostro segretario Renzi e li condividiamo al 100%. Per quanto riguarda gli obiettivi politici locali, io avrò tre cose da proporre alla futura amministrazione: trasporto pubblico locale, sociale e lavoro. Ecco, il trasporto pubblico. Cosa bisogna fare per vedere una volta e per sempre i pullman pubblici, anzi i pullman della CLP a Casaggiove? Non ci vuole niente, basta fare una piccola variante alla percorrenza degli autobus, ingresso e regresso della nostra cittadina. Ci vogliono 10 minuti di buon lavoro, a costo zero. Ringraziamo il segretario Anastasio Piroddi, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Grazie per la splendida serata che ci avete dato. Buonasera. Grazie a voi.